Vi parlo dal Gualdo, sulla montagna di Montemorello a Sesto Fiorentino, dove sta per essere inaugurata l'ennesima mostra partorita dalla fervida volontà e fantasia degli amici del gruppo Gualdo, che abbiamo riunito per questa inquadratura iniziale perché meritano veramente un applauso da parte dei nostri telespettatori. Infatti è un gruppo di volontari nato per la passione della montagna, ovviamente qui siamo a mezza costa sul Monte Morello e si presta bene questa sede all'escursione, quindi qui è nato con queste finalità, ma poi queste finalità si sono ampliate fino a far rendere la vecchia chiesetta di Gualdo una sede espositiva di livello addirittura internazionale. Dopo la grande mostra dedicata a Fosco Maraini, a distanza di poche settimane viene inaugurata un'altra mostra, questa volta è un tributo a una delle maggiori risorse artistiche del territorio sestese, Algero Cantini, nato allo sfiorire del 1800 nella frazione di Querceto e scomparso a Sesto Fiorentino quasi 40 anni fa. Sono state raggruppate qui un corpus di opere notevole che partono addirittura da prima del 1920, quindi opere datate di oltre un secolo fa. Il merito è di tutti i collaboratori e soprattutto di Fosco Masini, che è la punta dell'iceberg, e nella parte sommersa poi ci sono altri personaggi che ora faremo intervenire perché veramente meritano il plauso da parte dei nostri telespettatori, e il plauso migliore da fare per loro è venire su al Gualdo a vedere questa mostra. Ci sarà tempo fino al prossimo 10 luglio, l'ingresso è gratuito e chi verrà a visitarla troverà anche un ricchissimo catalogo che con grande sacrificio anche economico gli amici del gruppo Gualdo sono riusciti a pubblicare. Troverete testi critici e biografici importanti, alcuni degli autori oggi saliranno a Gualdo e quindi interverranno in questo nostro servizio. Direi di partire subito dal presidente del gruppo Gualdo, Fosco Masini, che apparentemente dimostra un po' meno, ma ha 90 anni, lo dice lui, e quindi noi lo possiamo riferire. No, io devo ringraziare. Chi ti dà questa energia e questa voglia di fare ancora nonostante il passare degli anni? Io devo ringraziare prima di tutto Carlo Vecchini, che ci ha dato la possibilità. Il nipote di Algero Cantini. Il nipote di la possibilità di fare questa mostra, perché giustamente sì, no, ma insomma poi la si è fatta. E poi devo ringraziare i collaboratori del gruppo Gualdo che hanno fatto un gran sacrificio per fare tutto, perché non è facile, tra quella di Fosco Maraini e questa poi molto ravvicinate fra loro. Ecco, sì, che è stata una cosa un po'. Però anche la mostra di Fosco Maraini ha avuto un grande riscontro di pubblico. Allora io vorrei che tutti interveniste magari velocemente per lasciare anche spazio alle due critiche d'arte che hanno scritto e poi parleranno di Algero. Che ti posso dire? Io ho la mia partecipazione, a parte facendo parte del gruppo, è stata poi una scoperta. Fosco, quando mi ha detto guarda c'è questo artista, lui sa come io mi occupo d'arte contemporanea oltre a fare il lavoro, cioè. E per me è stata una grande scoperta, una figura da rivalorizzare, perché forse un posto è l'unico posto macchiaiolo che c'è nel contado fiorentino, c'è stato nel contado fiorentino, dimenticato totalmente. E grazie, però una prima mostra è stata fatta da Pozzi negli anni 97, ma la grossa riscoperta è questa mostra che Gualdo gli sta facendo. Ecco, secondo me è fondamentale questa cosa qui. È un artista importante, insomma. Certo, e quindi vale la pena di venire. Allora, tanti sacrifici, ma anche tante soddisfazioni. Sì, fa parte del gruppo che organizza le mostre. Do il mio contributo per cercare di fare il meglio possibile. Le cose che sono state dette oramai sono tante qui, tra la Francesca Bertini e la Alessandra Bruscaglia hanno detto tutto. Mi ha colpito un aneddoto che ha raccontato l'Alessandra Bruscaglia, l'aneddoto nel quale il Cantini Algero passa come suo solito per le strade di Querceto e trova questo giovane pittore a dipingere lo scorcio di un cancello, dove c'era vicino un lampione moderno, quindi si tratta probabilmente degli ultimi anni. E questo ragazzo, questo giovane, non dipinge il lampione. E lui interviene dicendogli: c'è il lampione, quello devi metterlo perché c'è. Ecco, mi è venuta in mente una cosa a me. Mi è venuto in mente il neorealismo, mi è venuto in mente vedendo queste pitture qui.
come un fotografo, lui metteva tutto, tutti i particolari. Quindi una grande attenzione alla composizione. Alla composizione del paesaggio, e questo con poi la sua tecnica, perché basta guardare i quadri, non ci sono riprese, è una linea continua, e fanno secondo me, io ho studiato poco, sono un profano, ma fanno del Alghero Cantini veramente un grande sostenitore del realismo. Mi viene in mente Verga, il verismo. È una persona che ha dipinto la realtà, vedeva uno scorciolo colpito e lo metteva, il muro sta messo in colpito e lo metteva. È un grande pittore. Noi siamo... E noi qui abbiamo anche il nipote, e grazie alla famiglia che ha concesso la disponibilità delle opere, sono tante, quante sono, tante. Ci sono anche dei disegni preparatori, ci sono dei bozzetti, e quindi una mostra veramente completa da questo punto di vista. Che ricordo ha lei dello zio? Che persona era in famiglia? Un ricordo bello, insomma, effettivamente bisogna dire, capito? Lui era il fratello di mia madre, era il maggiore, erano cinque fratelli, un fratello e quattro sorelle. In famiglia avevate la percezione di avere in famiglia un grande artista, come poi si è dimostrato? Ma no, quello no, effettivamente no, diciamo. L'avete riscoperta dopo la grandezza? Sì, del... stato riscoperto dopo, effettivamente, anche così come critica, diciamo. Un personaggio, pittore sicuramente, bravissimo, sulla sua bravura non c'è nulla da dire, insomma è una bravura indiscutibile. Però c'è da dire questo, che almeno nel mio pezzo c'è anche l'uomo, cioè un uomo che ha amato moltissimo questo borgo di Querceto, che era il suo paese natale, e quindi l'ha voluto testimoniare in tutte le sue forme, in tutte le sue... bastava vedesse una cosina che lo colpiva, diciamo, colpiva il suo cuore, la sua mente, la sua anima, lui la ritraeva. E questo credo che sia una grande testimonianza, una grande testimonianza di un amore immenso che Alghero Cantini aveva per il suo paese. Sono molto contenta stamattina di presentare finalmente il frutto di un lavoro di selezione di una serie di dipinti e di disegni di Alghero Cantini, questo artista che è conosciuto qui nella zona, è conosciuto perché è diventato all'epoca famoso come Alghero da Querceto, allievo di Ruggero Focardi, un pittore fiorentino conosciuto, a sua volta allievo di Telemaco Signorini, e quindi questo fa capire quanto Alghero si formi proprio insieme a questi artisti ben più famosi di lui, purtroppo, perché questo artista è rimasto quasi tutta la sua vita a Querceto, e forse per questo è un artista ingiustamente anche dimenticato. E è merito anche di Sesto Fiorentino, che circa 25 anni fa gli dedicò un'altra mostra, una personale, nel 1997, e poi grazie appunto al Gualdo abbiamo di nuovo una bella selezione di disegni e di pitture di questo artista. Qui abbiamo una selezione di disegni che ricordano un po' il mito alimentato dal suo maestro di averlo scoperto quasi un novello giotto, mentre dipingeva le sue pecore. Era di origine umile, figlio di un pastore, quindi venne immediatamente identificato appunto come quegli artisti ingenui, semplici, che non avevano studiato, ma che aveva una grande capacità, insomma, pittorica. Alghero è tutt'altro che un artista ingenuo, perché si è formato appunto grazie alla cultura dell'epoca, alla cultura macchiaiola, ma non solo, va oltre, perché alla fine degli anni 20 si accosta anche ai pittori di gruppo Novecento, di valori plastici, e qui
ci sono rappresentate alcune opere di questo secondo periodo, in cui appunto verso la fine degli anni venti si accosta anche a questo ritorno all'ordine. E c'è una terza fase della pittura di Cantini che lo vede copista di opere presso gli Alinari, presso i fratelli Alinari, di grandi pittori, di grandi artisti per i salotti della grande borghesia fiorentina. Qui abbiamo una bella Madonna insomma esposta, e ci fa vedere quanto avesse una grande capacità anche pittorica. Il titolo della mostra, appunto, ma anche un po' il senso di questa mostra, è presentare questo artista come un artista isolato, ma un isolato per scelta. Per scelta perché è rimasto a Querceto, come dicevo, quasi tutta la sua vita, ma ha portato la cultura artistica anche internazionale proprio in quella Querceto. Quindi la Querceto di Cantini diventa un po' la Barbizon dei francesi, la Piacentina di Lega, e la Rio Maggiore di Telemaco Signorini, quindi ritroviamo veramente quelle caratteristiche liriche di una società arcaica che ancora a quel tempo era presente e poteva essere dipinta, con persone semplici, con persone umili. Ci sono rappresentanti della sua famiglia, ci sono le donne della sua famiglia intente a lavorare, i bambini mentre studiano, mentre giocano, la cagnetta Dida, vediamo qui davanti. Poi alle mie spalle c'è anche un dipinto che ricorda molto anche la pittura macchiaiola, d'Acca Grande, insomma tutti quegli artisti che avevano lavorato nei primi del Novecento e che lui sicuramente conosceva. Quindi è un po' questo, ecco, il filone che parte dal titolo di questa mostra, Un isolato per scelta.